Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Qua è una me che parla dal futuro, in quanto mi sono dimenticata di fare un intro e una fine a questo video. Il video che starete per vedere è la 19ª puntata della Cuciniamo Insieme e oggi andremo a fare la pasta al forno. Questa ricetta più che questo tipo, di sicuro l'avrete visto in un vecchio video. Infatti, fa parte del video 5 ricette con la pasta che vi linko sempre nelle schede. E nulla, non mi dilungo troppo con la intro e andiamo subito al video. Appena messo a bollire due uova, chiudiamo così l'acqua bolle prima e noi, aspettando che le uova diventino sode, andremo a preparare la besciamella. Facciamo sciogliere circa 30 grammi di burro, circa, io vado molto a occhio quando faccio la besciamella. Aspettiamo che il burro si sciolga e versiamo 3 cucchiaioni di farina. Il burro si è sciolto, ora andremo a mezzo, uno, e mescoliamo. Facciamo così e ne aggiungiamo 3. Questo è il composto che otteniamo con 3 cucchiai di farina e circa 30 grammi di burro. Ora ci andremo a versare il latte. Non esistono quantità precise di latte, ma ne verseremo, sempre mescolando ovviamente, quanto ne basta affinché non ci siano grumi, sia bella densa, ma non troppo. Deve diventare una cremina. E quindi adesso aspettiamo che diventi una cremina. Besciamella pronta, ho aggiunto anche un pizzico di sale e la noce moscata per dargli un po' più di sapore. Adesso l'acqua qua bolle, sto aspettando che finiscano i 9 minuti, dovrebbero finire fra un minuto più o meno. Poi aspetteremo che loro si raffreddano, questa si raffreddi, e nel mentre che tutti si raffreddano metto l'acqua della pasta, poi la pasta, il condimento e inizieremo a farcire la nostra pasta al forno. L'acqua bolle, quindi ho messo anche la pasta. Adesso aspettiamo che la pasta si cuocia. Poi sgusciamo le uova sode che nel frattempo si sono raffreddate e poi componiamo la nostra pasta al forno. La pasta è pronta e ora aggiungiamo il sugo. Che era ragù montanaro. Salsiccia e funghi. Ne aggiungiamo un po' alla volta, vediamo. Io là non ci arrivo. E mescoliamo. Ora inizieremo a farcire la nostra pasta al Pasta. forno. Iniziamo con uno strato di besciamella che si è raffreddata e Solidificato. un pochino, però è buona comunque anche se si è solidificata. Mi ha fatto più o meno uno strato di besciamella. Ora Buttiamo la pasta. Piano. tranquilli, poi estendo. Per ora butto così. Eh Poi sì, erano agitati. Futti. devo pulire anche la pentola. Un cucchiaio. Aggiungiamo anche l'uovo. Le uova Sì. sono Poi
l'ultima besciamella. Ricopriamo con la besciamella che è avanzata e dopo ci facciamo un bello strato di grana sopra, così fa la crosticina. Aggiungiamo il parmigiano a copertura. E poi inforniamo. Pasta al forno pronta, appena uscita dal forno. Ora la tagliamo e la mangiamo. Buon appetito. Salve, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per sapere tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Così rimarrete aggiornati e saprete quando pubblicherò un nuovo video. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di andare a controllare gli altri video della Cuciniamo Insieme, che vi metterò nelle schede, la playlist intendo, con tutti gli altri video se ve ne siete persi alcuni. Commentatemi qualsiasi tipo di ricetta, non cose impossibili, che vi vengono in mente. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!